Buonasera da Francesco Vallesi, siete collegati in diretta dal Palamedi di Porto Recanati, dove sta per avere inizio l'ottava giornata del campionato di B interregionale Girone E. L'Attila Basket, reduce da un poker di vittorie, se la dovrà vedere con una delle favorite, se non la favorita, per la promozione finale, ovvero la Vigor Halley Metallica, neo capolista, in coabitazione con il Bramante, con 12 punti in graduatoria. 8 invece sono i punti per l'Attila, frutto delle quattro vittorie, delle ultime quattro vittorie consecutive. Due squadre allenate molto bene dai rispettivi coach. Per gli Arancio Blu, il nostro condottiero Nicola Scalabroni, ormai da 3 anni sulla panchina dell'Attila Junior Basket, ovvero dalla fondazione di questa società voluta fortemente dal presidente Giuseppe Pierini per coronare il sogno del suo e nostro caro Attilio. Sul ponte di comando dell'Halley Metallica, un coach che non ha bisogno di nessuna presentazione, un curriculum prestigioso e lunghissimo. Ogni riferimento a Tony Trullo non è casuale. Allora, ci siamo, allacciatevi le cinture di sicurezza perché sicuramente questa sera ne vedremo delle belle. Ecco qua la prima palla 2, manovrata proprio da Metallica, sutteggio 4-0, ma ora diventa 4-2 per il primo canestro messo a segno da Pepo Gamazzo. Chiude bene la difesa dell'Attila, poi ancora Mariani, ancora un assist al bacio per Emanuele Musci, per Mario Mancini che vuole il gioco con Nick Rinaldi, post passo Rinaldi va ad un giro sul piede perno da manuale, Nick Rinaldi, il braccio armato dell'Attila. Ora Mancini fa un gran movimento, è un gran canestro, ha veramente fatto saltare a vuoto il proprio difensore. Ultimi 6 secondi, vediamo questo attacco dell'Attila. Balilli, è tutto chiuso, Mancini ci riprova, da 3 punti Mancini, tiro è corto, lo stesso Mancini proprio allo scadere, non va, e quindi si chiude il primo quarto con il vantaggio esterno per l'Halley Metallica di una sola lunghezza, 16-15, è un valore aggiunto per la formazione di Tony Trullo. Intanto Gianmarco Guluini scalda la sua mano e va a realizzare da 3 punti, e il possesso Halley con un libero Giampaolo Riccio che va a sbagliare, ci riprova Mariani da 3 punti dall'angolo, è ancora un intercetto della difesa dell'Halley, ci prova Redolf da 3 davanti alla propria panchina e Matteo Redolf mette anche lui questo bomba, questo tiro da 3 punti, il nostro eroe silenzioso Matteo Redolf, 26 Attila, 32 Metallica. Redolf ancora in sottomano a realizzare un grande canestro. Ultimi 7 secondi, vediamo Gulini che va ad attaccare, poi va la tripla e Di Tabella la mette, Di Tabella con un po' di fortuna, ma ci vuole anche quella. Gianmarco Gulini che permette alla propria formazione di chiudere al di sotto della doppia cifra di svantaggio, quindi punteggio dopo i primi 2 quarti, 49 Halley Metallica, 40 Attila Basket. Noi rifiatiamo un attimo, poi nuovamente collegati con il Palamedi per assistere sicuramente ad uno scoppiettante terzo e ultimo quarto qui tra queste due formazioni che stanno comunque offrendo quest'oggi un grande spettacolo di basket, ma su questo non avevamo nessun dubbio. A tra poco. Primi 2 quarti che hanno visto diversi protagonisti sul parquet per l'Halley, un sontuoso Mariani, Federico Mariani con 13 punti, 3 su 5 da 2, 2 su 4 da 3, 5 rimbalzi, 6 assist per 20 di valutazione, mentre Mancini è andato ancora a colpire imperterrito dal centro area. Che è un mismatch tutto in favore di Riccio, vedete come giocano a memoria i giocatori della Vigor. Grande circolazione di palla, c'è ancora la tripla di Patrizio Verri, attenzione perché riscappa la Vigor Halley Metallica a più 10, 58-48. Secondo tiro per Rinaldi, percorso netto dalla lunetta. Quindi si chiude il terzo quarto ancora con l'Attila che è lì, non si arrende, non
non si arrende la formazione di Nicola Scalabroni, non deve arrendersi, deve veramente, sta dando tutto, tutto e di più per stare incollata ad una grande vigor Alley Matelica. Punteggio 61 dopo i primi tre quarti, 61 Alley, 56 Attila. Per l'Attila Basket, pallone per Gulini. Gulini va al tiro da tre punti, Gulini! E va a realizzare la tripla! Gianmarco Gulini! Punteggio in parità! E quindi in questo momento l'Alley Matelica esaurisce il proprio bonus. Gulini intanto il gioco con Gamaso a segno! Pepo Gamaso, la piovra di Junin! 67, Attila 65! Matelica che va alla tripla sbagliata con Verri! Ora vediamo se riuscirà a mettere due possessi l'Attila tra sé appunto e la squadra avversaria. Gulini ci riprova! E il Duca di Urbino è andato a segnare un canestro impossibile. Più 5 Attila, più 6, freddissimo dalla lunetta, Mario Mancini. Secondo tiro libero per lui. Si concentra, cerca di trovare la concentrazione. Super Mario Mancini. A segno Mancini. 74 a 67, un primo e 44, possesso per l'Attila. Il Gullo. Secondo tiro per lui, a segno, percorso netto e attenzione più 7, 78 Attila, 71 Vigor Alley Matelica. Provvidenza va al tiro finale, Provvidenza sbaglia il tiro da 3, poi ancora ci prova Mentonelli allo scadere e termina la partita con la vittoria dell'Attila Basket sulla Vigor Matelica, 78 a 71 per l'Attila Basket. Arriva la quinta vittoria consecutiva e questa sera a rimetterci le penne è stata la Vigor Alley Matelica, che è stata in vantaggio per 32-33 minuti. Ma vedete come è questo gioco, questo gioco che ci entusiasma, questo meraviglioso sport che è la pallacanestro. Ha dato la vittoria alla formazione allenata da Nicola Scalabroni, che questa sera ha messo veramente, oltre alla tecnica, ad una grandissima difesa, ma un cuore enorme. Quindi complimenti all'Attila, che giustamente festeggia in mezzo al campo, vedete, come se avesse vinto un campionato. Vedete ancora i festeggiamenti in mezzo al parquet per l'Attila Junior Basket, che ha vinto una partita contro un avversario che merita soltanto applausi da parte nostra, perché la Vigor Alley Matelica, lo abbiamo detto all'inizio della nostra telecronaca, lo ripetiamo anche al termine, secondo me sarà la favorita numero uno per il salto di categoria. Quindi è tutto qui dal Palamedi, io ribadisco il risultato finale: Attila Junior Basket batte la Vigor Alley Matelica con il punteggio di 78 a 71. Abbiamo assistito ad un grandissimo spettacolo di basket. Un cordiale saluto da Francesco Vallesi e, come al solito, viva il basket sempre! Coach Nicola Scalabroni, questa sera commentiamo forse una delle vittorie più belle dell'Attila in quest'ultimo periodo, una vittoria contro un avversario importante con un roster di tutto rispetto, però ecco, alla fine la vostra voglia di crederci fino alla fine, anche condita da un'ottima fase difensiva quest'oggi, vi ha fatto avere la meglio questa sera. Sicuramente una gran vittoria con la squadra più in forma del momento, quella più forte in questo momento. Abbiamo battuto la prima in classifica, una squadra lunga, una squadra costruita per vincere. Noi con le nostre
situazioni, comunque non siamo sicuramente al massimo della nostra forma, abbiamo due giocatori fuori, ma è da 5 partite che diamo l'anima, che diamo il cuore, che diamo tutto quello che possiamo dare. L'abbiamo fatto nel terzo e quarto quarto, nei primi due quarti siamo stati in difficoltà, il secondo quarto soprattutto con 33 subiti, loro hanno fatto canestro, ci hanno poi punito ogni aiuto difensivo, ogni situazione difensiva che avevamo provato, quindi abbiamo provato a metterla nel terzo e nel quarto quarto su un'altra idea difensiva, ci siamo messi a zona grazie anche al consiglio degli assistenti, poi abbiamo iniziato a cambiare la zona con la uomo, siamo andati in una difesa box su Mentonelli che era inarrestabile da 3 punti e l'abbiamo mandati fuori dalla partita, siamo stati bravi poi a continuare ad attaccare, ad avere la calma per portare a casa la partita, perché poi abbiamo attaccato anche con calma nel modo giusto senza avere la fretta di recuperare, nel meno 10 tra il secondo e il terzo quarto abbiamo comunque attaccato azione per azione giocando ai 24 secondi trovando la soluzione migliore e questo ci ha premiato alla fine. Poi negli episodi siamo riusciti a scegliere e a trovare i canestri giusti, chiamando gli attacchi giusti, andando a giocare i vantaggi nel modo migliore e la partita ha detto che abbiamo vinto, quindi abbiamo fatto un terzo e quarto quarto che ci ha premiato sicuramente per l'atteggiamento ma anche per la qualità che abbiamo messo in attacco. Ecco, una vittoria che si sussegue ad un'altra grande vittoria, quella di sabato scorso a Roseto, entrambe arrivate, no, con un grandissimo finale di gara, se le chiedo quale le è piaciuta di più cosa mi rispondi? Ma in realtà mi piace come si allena il gruppo tutti i giorni, io sono molto contento e contentissimo di quello che facciamo in palestra, io credo che questo si veda in campo, l'unità del gruppo, come lavoriamo tutti i giorni dando il 100%, siamo sempre lì fino all'ultimo minuto di allenamento concentrati, ognuno cerca di dare qualcosa in più per il compagno di squadra e questa unità, questo insieme poi si vede in campo, tutte le cose che facciamo dentro al campo, nelle riunioni che abbiamo tra noi a livello tecnico, a livello mentale, nelle situazioni a livello fisico che facciamo e prepariamo durante la settimana, siamo sempre in concentrazione al 100% e questo poi si vede in campo. Ecco, questa sera possiamo dire coach Scalabrone ha vinto il confronto con un altro coach esperto come coach Trullo. Sì, è la squadra che vince in campo, noi cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di dare la nostra conoscenza, la nostra esperienza ai giocatori, ma poi sono i giocatori che fanno la differenza in campo. Abbiamo un grande cuore, abbiamo sicuramente dal punto di vista umano una grande squadra e questo è un gran punto di partenza. Coach Trullo del Metallica Basket, questa sera dobbiamo parlare di una sconfitta dopo che avevate, diciamo così, tenuto in mano il punteggio per i primi 3 quarti, alla fine è venuto fuori lo spirito dell'Attila che appunto si è aggiudicato questa vittoria. C'è un po' di rammarico per questa sconfitta? Sicuramente sì, perché siamo stati 32-33 minuti avanti noi e comandando, avendo quasi sempre l'inerzia. Abbiamo perso la testa in 2-3 minuti dove abbiamo fatto palle perse, forzato dei tiri. E questo ha portato di nuovo in partita l'Attila che è riuscita a rientrare. Poi ci siamo innervositi, poi ci sono stati falli tecnici, antisportivi. E secondo me il punteggio anche non veritiero, perché alla fine 5-6 punti sono venuti fuori da... Era una partita insomma da finire se dovevamo perdere per 2-3 punti, non di più. Però insomma 32 minuti giocati abbastanza bene, gli ultimi 8 minuti non sono sicuramente soddisfatto. Ecco, cosa è mancato secondo lei alla sua squadra negli ultimi minuti, appunto, da come ci dice queste dichiarazioni? È quello che dicevo prima, dovevamo giocare con più tranquillità, cercare di eseguire di più, è mancata l'esecuzione in attacco. Cercare di sfruttare i nostri punti di forza, invece abbiamo perso la testa e ci siamo innervositi e da lì poi insomma Porto Recanati è rientrata in partita. Ecco, una sconfitta comunque che non toglie nulla al vostro buon cammino sin qui, una squadra secondo molti fra le più attrezzate, quale obiettivo vi ponete in questo campionato? Io ho detto all'inizio dell'anno che Loreto Pesaro era un mezzo gradino per roster sopra gli altri. E poi c'eravamo noi, Porto Recanati, Senigallia, sono tutte squadre buone, anche Porto Recanati è un'ottima squadra, quindi è un girone con grande equilibrio, si può vincere e perdere dappertutto, a differenza dell'altro girone, quello romano, dove c'è una netta differenza tra le prime e le altre.
Andrea Giri, mental coach dell'Attila, stasera è stata dura, però alla fine ce l'avete fatta, è arrivata una grandissima vittoria. Una vittoria di squadra preparata in settimana. Sapevamo di affrontare forse la squadra più forte di questo girone, però l'avevamo preparata bene e l'avevamo preparata sulle nostre cose, sia mentalmente che tecnicamente. I ragazzi hanno risposto presenti anche nei duelli personali e singoli. Li ho visti leoni e questa è la cosa che mi fa più piacere. Ecco, leoni soprattutto nel momento in cui si trovavano sotto nel punteggio non hanno mai mollato e questo poi alla fine ha fatto la differenza. Ma noi avevamo preparato anche questo a livello mentale, c'era la possibilità di prendere un parziale, di farlo e di prenderlo, e la partita mentalmente è andata precisa come avevamo preparato in settimana, quindi i ragazzi sapevano che non c'era da mollare neanche se c'era un break e contro break positivo o negativo che era, quindi sono stati meravigliosi perché hanno fatto quello con cui abbiamo lavorato in settimana. Se ti faccio una domanda un po' quasi scontata, sei orgoglioso dei ragazzi? Sono orgoglioso di tutta la società perché qui ci si muove insieme, quindi staff, squadra, chiunque. Abbiamo una vision comune e quindi sono orgogliosissimo. Dei ragazzi posso solo essere orgoglioso perché dopo tre schiaffoni all'inizio non era semplice rimettersi in carreggiata, lo stanno dimostrando e credo che poi la vittoria più bella è la prossima. Eccoci con Mario Mancini, lo ricorderete come il protagonista, no, di quella finale a Pesaro che fa sì che l'Attila sia qui a giocarsi questo campionato. Ecco, proprio lo spirito che avevate messo in campo in quella finale si è rivisto un po' nelle ultime due partite, dove con un finale incerto alla fine siete venuti fuori e avete ottenuto la vittoria. Sì, è fondamentale alla fine serrare i ranghi, soprattutto dietro dove siamo stati bravi a non subire un break da una squadra che comunque è di tutto rispetto come Matelica, piena di giocatori che comunque possono far canestro, pericolosi, e più che l'attacco appunto siamo stati bravi, come hai detto te, giustamente, dietro. Secondo me il lavoro grosso è stato dietro e dà ancora più soddisfazione. Ecco, tu sembri, no, un ragazzo molto tranquillo, però dentro al campo insomma sei un avversario duro, no, da contrastare. Ma sì, ti ringrazio perché cioè, è una cosa a cui io tengo molto, l'essere tranquillo fuori, però poi dentro al campo, adesso no, non vorrei esagerare, però si dice vale tutto, no? Cioè dentro al campo è dentro al campo, non ci sono amicizie, non ci sono simpatie, tutto quello che è dentro al campo giustamente rimane dentro al campo e lì si dà tutto, io cerco di darlo insomma. Questo lo sa bene Matelica, che questa sera insomma ha dovuto patire molto nel contrastarti. E, appunto, Matelica è una delle squadre, secondo la detta di molti, più attrezzate del campionato, però l'Attila si era giocata a testa alta con Matelica e con tutte le squadre sin qui. Sì, sì, sicuramente Matelica, come ho detto in precedenza, è una squadra di tutto rispetto, assolutamente. Sono bravi giocatori d'esperienza e soprattutto rispettabili dal primo all'ultimo. Siamo stati bravi noi a limitarli e a non farci limitare, o perlomeno a farci limitare il meno possibile, o trovare altre strade per comunque riuscire nella vittoria, insomma, che poi alla fine è quello che conta. Presidente Pierini, l'Attila Basket questa sera davvero una prestazione incredibile, una vittoria che forse nessuno ci sperava nel finale, invece è arrivata grazie allo spirito, no, di questa squadra che non molla mai. Sì, grazie allo spirito, al cuore, la volontà, la determinazione di questa squadra che crede sempre anche nei momenti di difficoltà, è riuscita a portare a termine una partita incredibile perché siamo stati dietro per tre quarti, l'ultimo quarto ci siamo compattati, ci siamo uniti, abbiamo difeso, abbiamo fatto una zona mista che in pratica ha messo in difficoltà gli avversari, e fino alla fine ci abbiamo creduto e l'abbiamo portata a casa grazie anche al pubblico che ci ha dato una mano questa sera. Sono felice e contento dello spettacolo che ha dato la squadra a Porto Recanati. Ecco, hai detto bene, stasera davvero una cornice pazzesca qui al Palamedi. La partita di stasera nel suo insieme può essere, no, anche un bello spot per lo sport, il basket marchigiano e il basket in generale. Sì, in considerazione del fatto che qui a Porto Recanati
due anni fa non avevamo una squadra d'elite, siamo riusciti in poco tempo a raggiungere certi obiettivi, ci riteniamo stretti e continueremo a portare avanti questi obiettivi che nella nostra portata, l'ha dimostrato oggi la squadra, che si è unita e compattata nonostante le difficoltà, nonostante abbiamo preso 49 punti il primo tempo, siamo riusciti a fargliene fare all'altra squadra avversaria 22, quindi la dimostrazione che c'è questo spirito, questa volontà, questa determinazione e soprattutto convinzione che questa squadra può andare molto molto avanti. Nonostante giochiamo con poca panchina, diciamola tutta, per adesso le cose vanno bene, quindi tiriamo avanti e poi vedremo nel proseguo del campionato come fare. Ecco, nelle ultime partite avete fatto fuori, diciamo, delle vittime importanti anche a livello di Blasone, Matelica oggi, Roseto appunto la settimana scorsa. Questo ci fa capire come l'Attila, insomma, abbia anche alzato l'asticella, no? Sì, dispiace che abbiamo iniziato un po' in maniera sfortunata, abbiamo fatto tre partite dove abbiamo perso gli ultimi tre minuti, potevamo avere qualche punto in più, ma le cose adesso attualmente stanno andando bene, quindi come dicevo prima questa squadra ha dimostrato, nonostante lo zero in classifica dopo tre partite, di reagire in maniera determinante e portare avanti un progetto che noi abbiamo come Attile e sanno i ragazzi che giocando a Porto Recanati e in questa società hanno una mentalità vincente e lo stanno dimostrando.